Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: nelle ultime ore al GF VIP 7, Edoardo Donnamaria ha criticato Sofico De Goni e Alessandro Basciano attirando la reazione dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP 6. Scopriamo che cosa è successo. L'ex vippone non si è trattenuto e dopo aver ascoltato gli attacchi del volto di Forum si è difeso con decisione. Al GF VIP 7 sono volate parole grosse sulla coppia che si è formato lo scorso anno nella casa più spiata d'Italia. Ecco come i due fidanzati hanno messo a tacere le offese. Edoardo Donnamaria, l'attuale concorrente del GF VIP 7, chiacchierando con alcuni degli inquilini del reality show di Canale 5, tra cui Eleonore Ferruzzi e Marius Perez, è tornato sulla love story cominciata l'anno scorso proprio tra le mura della casa più spiata d'Italia tra l'ex volto di Uomini e Donne, Sofico De Goni e Alessandro Basciano. Così, complice forse la sua attuale relazione con la schermitrice salernitana Antonella Fiordelisi, ha criticato Sofì e Alessandro ed è arrivato, forse inconsapevolmente, a offendere la coppia. Probabilmente ha voluto mettere le mani avanti sui momenti intimi che ha avuto o che potranno esserci tra lui e Antonella. Sta di fatto che ha detto che si sono dati da fare davanti alle telecamere dando spettacolo e si sono, come ha detto lui, divertiti. Alessandro Basciano è andato su tutte le furie, così come anche Sofico De Goni e l'ex concorrente del Grande Fratello VIP 6 si è difeso. Scopriamo cosa è successo. Nelle scorse ore Alessandro Basciano ha voluto difendere innanzitutto la sua fidanzata che, anche se non nominata direttamente, è stata, a suo avviso ingiustamente, attaccata da Edoardo Donnamaria. Poi si è difeso dichiarando a Amedeo Venza: cosa c'entro io con quello di Forum che al GF VIP? Ringraziasse che non siamo nella stessa edizione. Così ha replicato che il volto di Forum ha avuto una vera e propria caduta di stile e ha aggiunto che gli avrebbe fatto fare sicuramente un tuffo in piscina. Ritiene che Edoardo non avrebbe dovuto permettersi di commentare gli atteggiamenti intimi avuti da Sofì e Alessandro durante la scorsa edizione del reality show di Canale 5. A quanto pare però, preferisce evitare di parlare del volto di Forum in futuro e desidera chiudere così la questione per non continuare a dare importanza e visibilità all'attuale vippone, che ha mancato di rispetto sia a lui che alla sua dolce metà. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!